In scaletta abbiamo subito abbiamo tanti argomenti da sviscerare e sento un rumore di giornali. Fate Ah, sì, sentire il rumore di giornali, fate la sentire che carta siamo live. stampata, la carta Carta stampata, abbiamo stampata, carta eccola. La carta che canta, Eh sì, eh sì. la carta che Abbiamo parla. due tipi di carta stampata, una che è rosa, l'altra che è bianca. Aia. Non facciamo differenze razziali. Non No, siamo no, né no. tifosi in questo caso, ma soltanto una chiarezza sui contenuti della carta. Assolutamente sì. Esatto. Quella igienica non ancora ve l'abbiamo e Meglio, non, non è meglio credo ci evitare, serva. come diceva Dodò, può servire, quindi ci auguriamo che la portate Chi appresso. non ricordasse questa scena, subito, immediatamente su YouTube. Però la carta nostra è carta di qualità, è carta conosciuta, è carta buona ed è la rassegna stampa a cura della nostra redazione, quindi anche a cura soprattutto nostra. Da cosa cominciamo? Corriere dello Sport, rassegna stampa sportiva Sì, chiaramente, o certo. dalla Gazzetta? Io direi di far iniziare al buon Ciro, che così vediamo la Bianca cosa ci dice. Allora, Ok, partiamo subito con la edizione Campania. rassegna stampa del Corriere dello Sport, edizione Campania di oggi, è venerdì 11 marzo Certamente. 2016, lo specifichiamo sempre, e c'è in prima pagina una bellissima intervista in esclusiva realizzata dal quotidiano romano al centrocampista del Napoli, Alberto Grassi. Ah, cosa titola in prima In prima pagina? pagina titola "Imparo da Hamsik, il gioiello del Napoli si confessa, Mare che è il mio idolo da sempre, ora è diventato la mia guida. Ero in tribuna quando segnò il suo primo gol con il Brescia, studio e aspetto un'occasione". Poi, in mezzo allo scudetto, lui dice: "È una parola da non dire", quindi già Scaramantico, scaramantico. scaramantico Insomma, è in città da subito. pochissimi mesi ed è già scaramantico il gol di Alberto Grassi, che ricordiamo si era fatto male in allenamento, il primissimo Sfortuna allenamento. Adesso subito. però è arruolabile, è tornato ed è disponibile e potrebbe anche, chissà, magari giocare qualche minuto a Palermo. Vediamo un po'. Un'intervista direi molto molto interessante, quella di Grassi, che potete appunto leggere sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Certamente Invece, sì, poi approfondiremo meglio le parole del ex Atalantino. Allora, sulla Invece, Gazza. sempre sulla Gazza Ladra, cioè Sulla la Gazza Gazzetta Ladra. Rosa, a proposito sempre del Napoli, il giornale di colore rosa punta il dito su Hamsik, Ah, ecco. sottolineando che Sempre riallacciando questo nodo fra Grassi e Hamsik, ecco, vai. Esatto, Hamsik sempre più azzurro, ora sale sul podio del Napoli, cioè diventa terzo per presenze azzurre in A, punta Giuliano il Benissimo, Bruscolotti, che fantastico. dice: "È capitano vero, gli auguro di vincere quello che ho vinto E io". Bruscolotti, tra l'altro, parla anche al Corriere dello Sport, quindi Ah, quindi c'è c'è questa stata questa, simbiosi. esatto, questa simbiosi, e dice: "In merito a Insigne, è ora Quasi di dare fosse su l'esempio. Insigne. Insigne sta crescendo, è ora di dare davvero, insomma, l'esempio". Quindi Questa... Bruscolotti che vuole Insigne leader Sì, del è di Napoli. fatto, insomma, un napoletano che... Tifa Napoli, mi sembra Beh, no, ma come soprattutto un minimo. napoletano che può davvero vincere qualcosa di importante a Napoli. Non è Ecco. scontato, insomma, il Napoli è Cioè, riuscito... manca un giocatore vincente dai tempi di Ciro Ferrara. Praticamente E sì. quindi, diciamo, ribadiamo. Volevo un attimino Anche dai ribadire tempi dello stesso Bruscolotti. ai tempi Ecco, volendo, volevo rimbalziamo la palla alla ribadire. Gazzetta. La Gazzetta ci dice, per quanto riguarda la cronopresenza degli azzurri in Serie A, abbiamo detto che primo è Bruscolotti con 3,87 presenze, 387 poi presenze, viene il bene. Totò Giuliano con 3,55, 355. Moreno Ferrario a 3,10, Marex Amsix 3,09. 309. E ha superato D'Anzio 256 Quindi Ottavio è a Bugatti. meno uno da No, è a meno no. uno da Moreno Ferrari. Meno uno da Questo Moreno la Gazzetta Ferrario. più 10 rispetto al Corriere. Ha indovinato questa cosa. Ok, perfetto. Intanto questi numeri che hai dato ce li possiamo pure giocare all'otto, perché no? Giocatevi il Peppinillo Bruscolotti. Poi dopo invece faremo scommesse, spiegate, ma più avanti nel corso della trasmissione avrete modo e tempo per ascoltarci e sentire appunto le nostre Poi, rubriche. Raffaele, tornando Vai, a Grassi, ci sono quattro momenti chiave che sono stati analizzati in questa intervista, e cioè il ricordo, il messaggio, l'infortunio e la caccia alla Juve. Analizziamo questi quattro Oh, momenti. vai, vai, Per quanto vai, vai, vai. concerne il ricordo, Grassi dice, ricordiamo, intervista concessa ad Antonio Giordano nella sede del Corriere dello Che Sport, salutiamo. assolutamente,
Il ricordo di Grassi è che quando appunto da bambino era in tribuna, Marek Hamsik segnò il suo primo gol in Italia con il Brescia, quindi questo bellissimo aneddoto veramente insomma molto molto interessante. Poi il messaggio che lancia Grassi è che insomma il virgolettato: non mi pesano i soldi che il Napoli ha speso per me, aspetto con calma l'occasione giusta. Ovviamente insomma, certo. 10 milioni è stato un investimento importante da parte del Napoli, però ricordiamo insomma che Grassi è giovanissimo, classe 95, ha compiuto 21 anni proprio il 7 marzo, quindi pochissimi giorni fa, è ancora un calciatore molto molto giovane. Poi in merito all'infortunio ha detto: non ho avuto tempo di fare festa per il mio arrivo a gennaio, ma ora il ginocchio ok, quindi tranquillizza anche tutti i tifosi del Napoli. Quindi è pronto... buone notizie solo da Grassi. Assolutamente. E poi in merito alla caccia alla Juve dice: mi hanno paragonato a Marchisio, lui dice: i paragoni con Marchisio, io devo ancora crescere tanto. Per quanto riguarda lo scudetto, una parola che qui non pronunciamo mai, quindi fa capire come insomma nello spogliatoio del Napoli si viva davvero partita alla per giornata, partita, alla giornata, come spesso amano ripetere anche i calciatori. Questa insomma in sostanza è l'intervista di Grassi al Corriere dello Sport. Ok, perfetto, quindi questi i quattro, vero Ciro? Quattro punti focali, chiave, sicuramente sì, da parte in questa intervista appunto di Alberto Grassi, e immagino potete anche chiaramente leggere su Napoli Calcio News, oltre che sul Corriere dello Sport. E poi in podcast li ascolterete anche la rassegna stampa. Sicuramente sì, e poi vabbè, entro più o meno la giornata di domani ci saranno tutti i contributi postumi, certo, di questa 18ª puntata di Sottoporta Show. Caro Federico, c'è ancora qualche dato interessante che possiamo trarre dalla Gazzetta dello Sport? Cos'è che ti ha... la Gazzetta dello Sport, che cos'è che ti ha... C'è di moda, e poi ne parleremo più avanti, certo, battendo la questione che è emersa oggi del Palermo. Eccoci, il prossimo avversario del Napoli, tra l'altro. Del Napoli abbiamo... praticamente la gazzetta, il titolo: abbiamo preso il tecnico per la Serie B. Ecco, è una battuta che gira tra i tifosi. Tra i tifosi siciliani. Ping pong di Zamparini. Però Novellino è l'unico allenatore che non è mai stato esonerato. Ai tempi del Venezia. Ai tempi del Venezia, in cui per la prima volta Zamparini investì i suoi soldi. Bene, tra l'altro, perché comunque poi dopo ha lasciato il Venezia per prendere il Palermo, ecco. Però come abbiamo visto quest'anno c'è stata una gran confusione di allenatori avanti e indietro, non si sa, insomma la cosa non è piaciuta ai tifosi, che chiaramente non sono contenti, la confusione regna sovrana, quindi non se la possono il Palermo prendere. Si sta scavando la fossa da solo praticamente, non se la possono prendere neanche con l'allenatore, perché no. Con quale poi, fra l'altro, sarebbero tanti, un allenatore insomma che loro possono additare delle difficoltà, ma è proprio la campagna acquisti che sparagnina. Sì, però posso dire una cosa, Federico. Prego. Cioè il Palermo è una squadra tecnicamente dotata, secondo me, perché ha dei giocatori perché più forti di Carpi e Frosinone, ma nettamente più forte, almeno di Carpi e Frosinone sicuramente. Il Verona ha avuto un'annata comunque con Balorda, ma il Palermo si sta scavando la fossa da solo. Cioè il Frosinone, volente o nolente, i punti li fa in casa. Il Carpi qualche punticino lo rosicchia sempre. Adesso ci sarà Carpi Frosinone tra l'altro domenica. Quindi il Palermo deve stare attento, perché è un campionato strano questo, e perdere una piazza come Palermo per la Serie A secondo me non sarebbe proprio una cosa buona. Già perso in passato con giocatori anche come Miccoli, Abel Hernandez, assolutamente, ma poi parliamo sempre di valorizzare la Serie A. Se tu già perdi una piazza come Verona, rischi di perdere pure una piazza come Palermo, con tutto il rispetto per Carpi e Frosinone, però insomma bisogna anche salvaguardare il prodotto, il marchio Serie A, il nostro campionato, che ancora una volta è uno dei insomma campionati più arretrati anche dal punto di vista economico, purtroppo sì. Bisogna dirlo, e secondo me sarebbe una gravissima perdita quella del Palermo come città, come squadra, come tifoseria. Sicuramente, poi sarebbe una squadra del sud in meno, e questo ci fa sicuramente poco piacere. Per quanto riguarda invece gli altri argomenti di giornata, parliamo... No, perché noi parliamo del Napoli prettamente, ma ci piace parlare anche delle altre, anche se marginalmente, ma noi vogliamo parlare. Noi adesso parliamo del calcio estero, perché la Gazzetta ci dice che Conte manca solo l'annuncio per la firma. Quindi ormai praticamente ex CT dell'Italia, quasi. Solo
lasciare casa, l'affitto che ha pagato in Newcastle. Poi Newcastle pare che sia prossimo alla è ormai fatta perché è notizia non c'è la firma, però gli hanno offerto un piatto di mozzarella di Napoli. Quindi allora le foto che sono state pubblicate da poco non è, è una finta, quindi gli hanno offerto un piatto di mozzarella che lui ha mangiato su. Insomma, buon gustaio il buon Rafa, e ci mancherebbe altro. Vabbè, mo, a parte gli scherzi, ha firmato da poco, tanto di sciarpa, tanto di maglia. Nuovo allenatore del Newcastle, Rafa Benitez. Ritornando alla firma di Conte, dobbiamo dire che il Chelsea aveva bisogno di un allenatore di visibilità. Certo. E Abramovic, barcamenandosi avanti e indietro, ha puntato gli occhi su, su Conte, sull'ex allenatore della Juve. Certo. L'andamento si è accettato praticamente dalla squadra, perché è sempre questo il dilemma delle grandi squadre. Sì, è uno dei tanti dilemmi, sì, effettivamente, perché poi le panchine girevoli la faranno da padrone in questa, in quest'estate. E, beh, qualcuno aveva messo pure in mezzo Sarri. No, rimane? No, Sarri, io penso che rimanga, e giustamente è il suo procuratore che sta, diciamo, buttando un po' di sale, nel senso dicendo lui che invece dice dei... tutto il contrario, però come si dice, le opzioni sono entrambe. La verità è che Sarri ha un contratto di 4 anni con il Napoli ancora, in base alle opzioni, in base alle opzioni, cioè lui ogni anno può rinnovare questo contratto per i prossimi 4 anni, quindi potenzialmente, come disse, a anche cifre diverse, sì, molto, certo, anche più alte, disse De Laurentiis in una intervista recente alla radio ufficiale, che di fatto Sarri è come se avesse un contratto quinquennale con il Napoli, quindi non ci sono effetti, problemi da questo punto di vista, e per me Sarri non si muoverà da Napoli. Quindi la sentenza di Ciro Gaipa, napolicalcinews.it: Sarri resta dai... non ho capito, scusa. No, resta. Resta per te al 99,9, come direbbe Mourinho. 90%. Percentuale alta. Per te pure, per dai una percentuale. Definitivamente. Percentuale? 100%. Ottimismo. E beh, ci vuole di questo, perché ricordiamo in questo periodo. Ricordiamo che anche quando il Napoli ha avuto Mazzarri, ogni anno era sempre la stessa tiritera, certo. E il buon, poi è rimasto per tanto tempo. Il buon 4 anni. Ben 4 anni, appunto. De Laurentiis ha sempre rinnovato a cifre in alto, poi si è fermato perché tutto ha un limite, giustamente. Assolutamente sì. Non ha limite invece la nostra, non ha limite la nostra musica, chiaramente, perché ora andiamo ad ascoltare il secondo pezzo dopo aver aperto la trasmissione con gli Overstank. Ora ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Raff, che non sono io. Scusa, l'ironia veniva facile. Con una sola F. Con una sola F. E senza mando finale. Esattamente. Questa è bassissima, la cancelliamo. Sicuramente sì. Non è, possiamo anche cancellare la trasmissione direttamente, no? Rimaniamo in onda e vabbè, ora vi facciamo appunto ascoltare questo pezzo di Raff che si chiama Inevitabile Follia. Ed era Raff qui a Sottoporta Show, Inevitabile Follia, 18ª puntata qui appunto su Radio No Frontiere, e abbiamo goduto di questo pezzo. E ragazzi, bene, sapete che potete anche interagire con noi sempre, comunque e dovunque, e potete appunto interagire con noi al 392 61 65 224, sms, whatsapp, e chiamarci anche in, in diretta. Tanto di tempo ce n'è fino alle 6:30 della sera, minuto più minuto meno, oppure un'email a sottoportashow@gmail.com, oppure a quella della radio, radionofrontiere@gmail.com, oppure potete contattarci anche su Facebook all'indirizzo di Radio No Frontiere Napoli, che è appunto la nostra pagina di Facebook. Salutiamo anche i nostri amici sponsor, oltre che collaboratori. Un saluto agli amici Dario e Damiano Algamaggi di Casa Azzurra, un gruppo di tifosi del Napoli che si riuniscono appunto per godere delle gesta dei nostri beniamini azzurri. E beh, speriamo che tutto possa andare bene anche chiaramente questa domenica sera. Un saluto a loro, al buon Dario e Damiano Algamaggi, fondatori di appunto questo gruppo di Casa Azzurra, che troverete su Facebook, che trovate anche su Twitter e su YouTube, perché i video fatti da loro sono visibili anche su quel canale. Un saluto alla pagina, il podcast più famoso del mondo. Assolutamente sì. E
Su Facebook e Twitter trovate anche dal Napoli Soccer ai tempi nostri una pagina tutta appunto dedicata al Napoli, fondata da Diego Rinaldi, aneddoti che salutiamo. Salutiamo assolutamente sì, e una pagina ricca di aneddoti, di attualità e di tutto e di più inerente al nostro amatissimo Napoli. Un saluto anche a Tram Tram Calzature via Nuovo Poggiora 178 di Ignazio Cestroni, la troverete lì a Piazza Nazionale in Napoli, andatelo a trovare, un grande tifoso del Napoli, quindi ci scappa anche la chiacchiera calcistica, sì, e sì, oltre andate a nome nostro e chiaramente avrete uno sconto, avrete soltanto un desiderio di sconto, sicuramente sì, e oltre chiaramente questa fungolata non te la risparmio dopo, è inutile che fai così, e chiaramente oltre a chiacchierare con lui, se ci siete nel negozio e date anche una bella occhiata, e se volete comprate, anzi comprate. E detto ciò, dopo aver ricordato i contatti e i nostri sponsor, allora abbiamo lasciato in sospeso, sì, però il rompipallone di Gene Gnocchi. Il rompipallone di Gene Gnocchi è molto stringato, ma cosa dice? Efficace, ci dice: è nata la figlia di Totti, non si chiama Luciana. No, vabbè. Chiariamo, vai, non conoscono Totti. Cioè Totti c'ha già due figli praticamente chiamati con un nome Streveso, si dice, Streveso, sai che significa, Raffaele? Sì, significa, vabbè, infatta strambo, in maniera strana, vabbè, il maschietto esatto. Christian direi abbastanza comune, esatto, Christian. La prima femminuccia Chanel. Va bene, comunque. E questo era il commento di Gene Gnocchi, rompipallone sulla Gazza di oggi. Sulla Gazza di oggi, che comunque sulla prima pagina volevo sottolineare che ci narra le vicende di Valentino Rossi. Valentino uguale vendetta, non mi faccio più fregare. Ecco. Ricordiamo però che cosa accadde l'anno scorso. Che è successo che nel mondiale di moto, l'ultima sfida, i due si erano quasi avvicendati al comando, poi ci fu una scorrettezza. Lui con gli spagnoli Marquez e l'altro come Lorenzo, se non erro. Poi il giudice lo multò per una scorrettezza e quindi partì. Questo nella... prima per della calcetto, finale, sì. Per un calcetto di troppo e quindi partì nell'ultima fila e quindi perse il mondiale. Perse il mondiale per esatto. Una bischierata, come dicono a Firenze. Esattamente. E comunque lui dice che resterò in sella fino a 39 e passa, poi toccherà alle auto. Ecco, pronti in Formula 1 che... Ecco, o qualcos'altro pure per il buon Valentino Rossi. Quindi abbiamo fatto anche questa chiosa, ecco, sul mondo dei motori e sul campione Valentino Rossi. Ora invece passiamo ad un altro campione, no? Caro sì, Ciro. Campione spagnolo, parliamo di Cagliacón sul calcio. Sì, perché secondo il Corriere dello Sport è l'uomo in più per lo scudetto, quindi 5 reti nelle ultime 9 gare e ora è arrivato anche il momento di dimostrare tutto appunto il suo valore in questo sprint finale, per questo sprint finale di campionato. José María Cagliacón, 29 anni, lo ricordiamo, due presenze nella nazionale spagnola contro Bielorussia e Germania, entrambe nel novembre del 2014, però ricordiamo ben 43 reti con il Napoli, di cui 11 segnate in questa stagione e suddivise in 5 in campionato, 5 in Europa League e una in Coppa Italia. Cagliacón è a Napoli dal 2013 e delle 43 reti che ha totalizzato in maglia azzurra, 20 le ha siglate nella prima stagione, 12 nella seconda e 11 attualmente in questa terza, quindi mantiene una costanza, mantiene anche un rendimento molto molto interessante, costante sicuramente e costante dal punto di vista offensivo, e soprattutto fa un grande lavoro Cagliacón, lo sappiamo, no? Difensivo è l'uomo in più davvero di Maurizio Sarri, l'insostituibile in quel tridente, anche più di Higuaín certe volte, e dunque è lui davvero l'uomo in più, può essere lui l'uomo in più per questo sprint finale, per queste ultime giornate che restano.